È numeroso e caloroso come sempre. Saluto da me che curerò la telecronaca, Alessandro Mollo, in regia Tommaso Cutellese, le riprese di Raffaele Coppa, scelte dei due allenatori, ovvero Gino Monaco e Letizia. E subito il gol degli ospiti, purtroppo scivola Beneduce, allora la palla diventa per un attimo giocabile per Alaia, solo per un attimo. Romano l'allunga per il gol del numero 11 Mainolfi. Savio, bravissimo, e con questa emozione si chiude la prima frazione di gioco con le squadre che sono in parità 1-1, e parte in questo istante il secondo tempo di Virtus Libera Massa Vesuvio. Riesce la Virtus a ripartire solo un istante, ancora Salombrino, Morgera è stato bravissimo a leggere e poi il gol. Alaia, Salombrino si libera lo spazio con la conclusione e non perdona Salombrino. Io ribadisco il risultato, anzi più che ribadirlo devo aggiornarlo, perché Savastano fa il quarto. Salombrino, la porta è ancora vuota la porta, Salombrino, Mainolfi torna, Salombrino, e c'è il quinto gol del Massa. Enzo Rossi, tiro libero per la Virtus, va la Virtus, la rincorsa di Rossi contro Falanga, ma Rossi non sbaglia mai, 6 su 6, la rincorsa di Borriello che non sbaglia, e con questo gol si chiude sostanzialmente la partita.